La giornata mondiale degli oceani è il momento principale attraverso cui ognuno di noi può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 14 delle Nazioni Unite. In questo obiettivo noi ci prefiggiamo di tutelare la vita sott'acqua, che è l'elemento indispensabile per poter tutelare gli oceani. La vita sott'acqua è una cosa molto particolare che si sviluppa su tre dimensioni. E noi, per poter intervenire a sostegno di questa giornata, dobbiamo innanzitutto attivare delle procedure che portino a una maggior conoscenza ed integrazione delle varie conoscenze scientifiche e non in questo settore. Sono due i livelli di conoscenze di cui abbiamo bisogno. Il primo è quello scientifico. E per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario non solo che tutti quanti gli enti di ricerca, i soggetti coinvolti si coordinino da loro, ma che attuino sostanzialmente delle attività che siano in linea con l'obiettivo 14 dell'ONU e che automaticamente integrino anche altri obiettivi. Il secondo livello di coinvolgimento necessariamente deve vedere come protagonisti gli operatori della piccola pesca artigianale e della pesca costiera. Loro hanno la conoscenza del territorio necessaria e anche le conoscenze delle tecniche di pesca sostenibili che possono essere messe in campo per attuare veramente fino in fondo la tutela della vita sott'acqua. Ricordiamoci di rispettare il mare sempre, non solo nelle grandi occasioni. Oggi più che mai è importante avere consapevolezza delle nostre azioni. Ciò che facciamo si ripercuote inevitabilmente sulla nostra vita, come dimostrano le plastiche e le microplastiche che hanno invaso l'ambiente che ci circonda, a cominciare dai nostri mari, con un impatto davvero devastante sulla vita e gli ecosistemi marini. Tutto però torna all'uomo. Tutto ciò che l'uomo immette nell'ambiente, l'ambiente lo restituisce, è un ciclo, e l'uomo, da responsabile, può diventare vittima. Ognuno di noi può e deve fare la propria parte, subito, prima che sia troppo tardi.